Ma, detto da uno che vende i libri su Amazon, o quelli sono i prenditori che fanno comodo? Attendo risposta. Ti ringrazio molto per il commento e ti rispondo volentieri. Allora, secondo me, il fatto che io per vivere venda libri su Amazon non mi impedisce di dare il dovuto rilievo al commento di un padre che ha visto sua figlia schiavizzata per 15 ore al giorno per una paga da 380 euro al mese. Ovviamente, per essere coerenti, è importante che io nel mio piccolo non chiuda un occhio sulle condizioni dei lavoratori Amazon, cosa che non ho mai fatto perché ho fatto anche qualche video al riguardo, così come ho spesso criticato anche Google, sebbene io guadagni qualcosa anche dalla pubblicità di YouTube. Ovviamente, sempre nel mio piccolo, cerco anche di non peggiorare le condizioni dei lavoratori. Ad esempio, le rare volte che compro su Amazon non chiedo mai la consegna super velocissima, oppure se ordino il cibo a domicilio lascio sempre il 20% di mancia al rider, eccetera. Ecco, sono piccole cose, ma se le facessimo tutti, magari sarebbero un milione di gocce nel mare anziché 10. Sempre poco, ma meglio di niente.